musichetta? Si sente? Sì. Un pollo facilissimo, in mezzo alla settimana, una cosa veloce, con olivette, pomodori freschi, cipolla, aglio, rosmarino e i fusi di pollo disossati. Adesso, siete pronti? Andiamo? Olio sul fondo della nostra pentola. Aglio, camicia, tagliato, separato a metà. Poi accendiamo, deve essere abbastanza calda. Questi fusi li faccio così, li taglio in questa maniera, a metà, bocconcini. Così si cuoceranno anche velocemente, perché quando è in mezzo alla settimana, ci abbiamo fame, andiamo sempre di fretta e quindi dobbiamo agevolare tutto quanto. Sì, senti musichetta però, rilassante, vedo, perché in mezzo alla settimana che succede? Così siamo presi a mille cose, obblighi, doveri. E qui, godiamo un attimino in questo momento che stiamo in cucina. Liberiamoci la testa. Adesso lo alzo ancora di più, al massimo. Vai, vai, fammi sentire il rumore, ti prego, vai, così. Così, ecco, questo lo sentire. Questo, vai. Rosoliamo bene. Quindi, ricetta deve essere straveloce, eh. Rosmarino, così. Pollo rosmarino, oh, pollo rosmarino. Amici della vita, si conoscono da sempre. Vanno sempre d'accordo. Vado, così. Un po' profumino già, già. Dopo lo così, poi pomodoro lo preparo a pezzettoni in questa maniera, perfetto. Questi piccatilli lo taglio in quattro parti, guardate, così. Sale, pepe. Questo è il pollo che abbiamo comprato sotto casa. Non abbiamo avuto il tempo di andare a comprare, a cercare il posto giusto per comprarlo. Quindi è un pollo normale, senza antibiotici, allevato a terra. Poi, olivetti. Sfumiamo con la birra. Puliamo bene il fondo. Diglassiamo il tutto, raccolgo l'aglio. Che profumino, ragazzi. E adesso cipolla. Ma chi vince, la tigre o il leone? Chi vince, la tigre o il leone? O il lupo, il lupo. Il lupo. Cipolla. Sottile, vado. Che musichetta, ragazzi. Pomodori. E poi lasciamo andare, ragazzi. E poi lasciamo andare. Quanto? 30 minuti e siamo di nuovo qui. Un abbraccio da casa mia. Adesso è finito tutto quanto, ci siamo, è trascorsa una mezz'ora e il pollo è pronto. Piatto! Mario, vieni qua che ti faccio assaggiare una cosa buonissima. Guardate qua, no, dovete qui, vedete? Disegniamo sul fondo, si è bello ristretto, guardate che bellezza, che bontà, ragazzi. Che felicità. Mezza settimana.
vieni qua Mario, faccio assaggiare una cosa, vieni qua. Che tu gli piaci? Mette lo smanino fresco, ovunque, dove capita. Sembrerebbe casualmente, non è. Mario! Poi, guardate qua. Intingo! Qui, così. Guardate che bello il fondo, bello pulito. Questo lascio qui. Come tutti gli arosti, andrebbe fatto un po' riposare, però è mercoledì, c'è una fame che non ci vediamo, a pranzo abbiamo già poco, il tramezzino, l'insalatina. La bontà è squisito, poi con la scarpetta e buoni caffè. Quindi mezza settimana, sempre cose buone, sempre cose stagionali e sempre cose economiche. Ciao ciao, da casa Mario. Vedi qua, ma ti faccio assaggiare, ti conta. Che meraviglia ragazzi, sarà pure mezza settimana, sarà pure il pollo, sarà pure quello che volete voi, però quanto è buono quando facciamo le cose con un po' d'amore e di passione. Oh, mi raccomando, io faccio cose con passione e amore e voi, tac, mettete il like o il commentino. Ciao! Che buon tacco! Buono.